Carla, a te. Allora, presento come gli altri, Esatto, quindi... cioè non l'ho capito. No, 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 era per recuperare tempo. Quindi, proseguiamo in ambito strategia marina, la strategia marina in Italia, bilancio dei primi 3 anni di attività in ciascuna sottoregione. L'intervento è stato curato dalle 3 agenzie capofila delle 3 sottoregioni, quindi Emilia-Romagna, ARPA Liguria e ARPA Calabria e presenta Carla Ferrari, ARPA Emilia-Romagna. Grazie, grazie a tutti di essere presenti. È una bella opportunità questa per ragionare sull'attività che ci vede molto impegnate tutte e 15 le agenzie che si affacciano sul mare. Non sto ad esperto, anche perché devo guadagnare il tempo che ha utilizzato la relazione precedente, visto che non si è integrata con le altre agenzie, chiedo scusa, ma era importante. E quindi vedo di essere un po' più, di passare in rassegna veloce quanto stavo dicendo. È sicuramente importante il fatto che la strategia marina è il pilastro ambientale importante per la politica marittima integrata, per integrare e consolidare normative esistenti, quindi riguardano tutte le direttive che si affacciano sul mare, necessità di introdurre ovviamente nuovi elementi da monitorare, tipo rifiuti, energia, reti trofiche, e integrare un'integrazione spaziale nell'ambito della cooperazione regionale. Però tutto questo viene fatto da parte delle agenzie in cui vengono fatte anche tutte, abbiamo visto fino adesso negli interventi, tutte le attività di monitoraggio delle acque superficiali che le agenzie svolgono, diciamo, con esclusività in applicazione del 152 e del decreto balneazione. Questi sono i famosi descrittori che sono stati citati prima anche da Erika. E importanti che alcuni ricadono ovviamente sulle attività di monitoraggio perché bisogna darle e vedere il raggiungimento degli obiettivi. E queste sono le varie fasi di attuazione della direttiva che è stata recepita dal decreto 190. Non sto a leggerli, sto semplicemente intanto parlando, e voi buttate l'occhio, della serie che c'è un'analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali, un'analisi delle pressioni ambientali e degli impatti, e poi in realtà dovrebbe esserci anche un'analisi degli aspetti socio-economici sull'utilizzo delle acque e del costo del degrado dell'ambiente marino. Attività iniziata già nel 2014 con le regioni. Non so, poi è stata data alle Camere di Commercio, non so adesso a che punto sia la questione. Queste sono velocemente tutti i moduli che vengono attuati da parte delle agenzie. Vedete che la distribuzione di questi moduli sono legati a una copertura significativa di tutte le coste italiane e la scelta delle aree, le attività di monitoraggio, le metodologie ovviamente sono state condivise affinché siano tutte omogenee e standardizzate a livello nazionale. Questi sono il modulo delle microplastiche. Il primo era la colonna d'acqua con gli habitat pelagici, che voleva dire fitoplancton e zooplancton, e nello stesso modulo veniva messa anche l'indagine chimica sulle acque, le microplastiche, che era il modulo 2, le specie non indigene che vengono richieste a livello dei principali porti, rifiuti spiaggiati, adesso passo velocemente perché è inutile che... Contaminazione da impianti industriali, contaminazione da traffico marittimo, in cui viene fatta anche la ricerca dei contaminanti nei sedimenti, input di nutrienti da impianti di acquacoltura, input di nutrienti da plume dei principali fiumi, input
input di nutrienti da impianti di depurazione urbana, habitat coralligeno, di cui però devo dire all'ARPA Toscana che il coralligeno di Falesia non viene fatto. Infatti io ho proposto uno studio, un approfondimento. Sì, però è già stata discussa e quindi al momento non è stata approvata. Habitat di fondi di Mael, nell'ambito della strategia. Va bene. Habitat fondi a Mael, habitat fondo marino sottoposto a danno fisico. Questa, l'ultima foto che ho messo giù, è una foto, mentre l'ARPA Sicilia ha fatto vedere delle bellissime foto di fondale, noi purtroppo abbiamo quello lì. Ecco, una tristezza. In accordo poi con la seconda divisione... In accordo poi con la seconda divisione della Direzione Protezione Natura del MAT e con le regioni, nel triennio 2018-2020 è stata notevolmente incrementata l'attività di monitoraggio per la strategia marina, perché le attività di monitoraggio riferite a specie e habitat marino, per quanto riguarda una risposta alla direttiva Habitat e Uccelli, ha richiesto l'approfondimento di attività di monitoraggio per queste specie, in particolare un approfondimento del monitoraggio per la posidonia, la pinna nobilis, la patella ferruginea, i mammiferi come tursiope, e lì abbiamo una risposta anche a una pilot, avifauna come marangone dal ciuffo, altra avifauna come verta maggiore, avifauna aree di nidificazione, successo riproduttivo, mortalità del gabbiano corso e sempre come avifauna anche la verta minore. Le attività di monitoraggio riferito al triennio precedente hanno visto questi numeri a livello nazionale. Il problema è che tutte queste attività, che necessitano ovviamente di fornire dei dati che siano omogenei e confrontabili, prevedono che siano inseriti in un'unica banca dati sulla strategia marina, centralizzata presso il MAT, fatta ovviamente con il supporto di ISPRA e che in questo momento ha un po' di problemi. Stessa cosa per le indagini fatte della direttiva Habitat e direttiva Uccelli, verrà fatto un portale Naturitalia del Ministero in cui le varie agenzie coordinatrici inseriranno i dati. Questo è l'assetto istituzionale per l'attuazione della direttiva strategia marina. Ci sono le tre sottoregioni che hanno un accordo di programma con l'agenzia, con il Ministero per l'Ambiente. Analoga cosa ce l'ha ISPRA con il Ministero dell'Ambiente. Ecco quindi che il sistema nazionale delle agenzie entra in modo pesante e significativo in questa attività di monitoraggio. Le regioni sono una componente importante, infatti prima, quando la dottoressa Magaletti ha citato il comitato tecnico significa che deve avere l'approvazione all'interno delle regioni, sì, e non solo, ma anche di altri ministeri. Però questo significa che ha un passaggio istituzionale molto importante, molto importante. E si stima che per le agenzie ci siano circa 500 operatori direttamente coinvolti a diverso titolo e impegnati per queste attività di monitoraggio. Questo sono il numero di moduli, ma tralascio.
governati ovviamente con un cronoprogramma, nel senso che devono essere sincrone le attività di uscita al fine di poter agevolare l'elaborazione dei dati. Il MAT, con il supporto di ISPRA, ha elaborato le metodologie analitiche di riferimento per tutte le indagini previste per ciascun modulo nell'accordo con le ARPA. Ogni proposta metodologica è stata discussa con le ARPA in seno alla cabina di regia, giusto per dire com'è l'organizzazione prevista dalle convenzioni, e quindi approvata e adottata come scheda metodologica. In ciascun modulo le schede metodologiche definiscono criteri per la scelta delle indagini, delle aree di indagine, piani di campionamento come attività, criteri e procedure, la frequenza dei campionamenti, i metodi di indagine e analisi e le attività di restituzione dei risultati delle analisi indagini. È stato fatto un'importante attività di formazione da parte di ISPRA. In molti casi le attività le avevamo già avviate, ma meglio tardi che mai. Quindi ben vengano queste attività svolte, e di cui ha partecipato ovviamente un numero elevato di operatori. Stessa cosa forse necessiterà anche per quanto riguarda anche la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, anche se anche lì la prima campagna per gli uccelli è già partita. Contributo economico per l'attività dell'agenzia significativo, con il prospetto comunque che questi importi che il decreto 190 prevede per di 16 milioni annui, in realtà tutti gli anni vanno a pescarci e quindi si riduce sempre di più. E le spese ammesse in contazione sono significative, perché non viene riconosciuto le spese del personale delle agenzie, solo varie attività di convenzione, ma o spese generali di acquisto di costi per coprire i costi, missioni, insomma poca cosa. Però in ogni caso, come vedete, nel 2017 sono stati erogati quasi 16 milioni in tre anni. Insomma, ci vincolano un po' questi costi. È ovvio che viene pagato personale a tempo determinato o consulenti, però insomma, quelli che vengono presi all'interno delle agenzie non sono a costo. Questa è la distribuzione per ciascuna agenzia. Vedete che comunque il totale delle due sottoregioni, diciamo a destra e a sinistra dell'Italia, insomma, sono quasi similari, o perlomeno si avvicinano. Ovvio che la sottoregione Mediterraneo Centrale Marionio è composta solo da tre agenzie impegnative, perché avete visto anche voi che l'ARPA Sicilia, l'ARPA Basilicata, l'ARPA Calabria, insomma, è significativa come numero di stazioni e di attività, però sicuramente il mare Adriatico è supportato da sette agenzie, il Mediterraneo Occidentale da cinque, quindi insomma significativa. Vorrei concentrarmi sulle problematiche che sono emerse ad oggi. Tutte le metodologie analitiche per tutte le mancano delle metodologie analitiche per le sostanze per alcune sostanze da ricercare, tipo cloralcani. Ho messo tutte, ma non è vero, ho sbagliato, chiedo scusa. L'altra criticità, l'altra che ho posto quello lì come cloralcani, perché è quello che non c'ha metodologia. L'altra criticità che emerge è che il raggiungimento degli limiti degli standard di qualità riportati sui decreti ovviamente sono talmente bassi che molte agenzie non riescono a raggiungere come limiti di durabilità, e quindi hanno limiti di durabilità maggiori rispetto agli standard di qualità.
Un'altra difficoltà sta nella difficoltà della fruizione di imbarcazioni. Avete visto già fino adesso che solo tre agenzie, se non sbaglio, sì, solo tre agenzie hanno mezzi propri, ma anche ARPA Sicilia, ARPA Sicilia, Friuli e Emilia Romagna, ecco, e Campania 4, quindi sono 4. Va bene, chiedo scusa. È ovvio che questa è da molta criticità e quindi è necessario fare queste convenzioni, ma più che altro l'altra difficoltà sta nel caso in cui una di queste agenzie che è dotata di mezzi propri ha delle avarie, deve in ogni caso trovare un supporto. Il Ministero dice, ma dovete fare attività di cooperazione tra agenzie. È un po' difficile questa cosa. L'altra difficoltà è legata al caricamento dei dati nel sito, sia per i tempi che ci ha richiesto il Ministero e sia anche per i format, e anche questo è un punto cruciale da mettere a punto senza dover passare anche dal Ministero, ma poter passare direttamente con ISPRA e ragionare con ISPRA per dare un prodotto finito. Difficoltà per la realizzazione dei nuovi habitat, moduli habitat uccelli, che sono attività del tutto nuove per le agenzie, che in ogni caso al momento non dispongono delle professionalità necessarie, perché è un'attività nuova e ricordo che questa attività è stata fatta per supportare quanto le regioni ad oggi non sono riuscite. Mi stai facendo segnali? No, no, Molto certo, bene. faccio il È ovvio che queste attività sono state fatte per supportare quanto le regioni ad oggi non hanno fatto. Siamo ne ben coscienti, quindi stiamo dando una forte mano alle nostre agenzie. Poi c'è un disallineamento tra attività tecniche e attività amministrative, perché anche qui si risente molto su questa partita, perché per poter fare delle attività tecniche bisogna fare delle gare, degli appalti. E i tempi sono più lunghi rispetto o sono necessitano quelle che necessitano per poter renderle attuative. Insomma, è ovvio che bisogna aumentare il dialogo anche con i nostri amministrativi. Esigenza di qualificazione professionale a fronte di metodologie di nuova applicazione, quindi se per caso sono previsti dei corsi, ben vengano. Difficoltà nel conciliare le esigenze conoscitive con le tempistiche delle attività di monitoraggio di routine, orari, siti difficilmente raggiungibili, aree molto estese, eccetera. Necessità di diffusione e informazione del lavoro e dei dati prodotti agli stakeholders, perché sapete che al momento siamo ancora tutti congelati nell'utilizzo di dati prodotti dalla strategia marina. Opportunità e necessità di istituzionalizzazione dell'attività del decreto 190 e conseguente stabilizzazione dell'assetto organizzativo e esecutivo. Batte pari con quanto detto fino adesso. Al momento attuale sono già stati creati come strategia marina dei gruppi di lavoro per validare le metodologie e favorire l'esperienza all'interno delle agenzie. Perché non è possibile che ad oggi ci sia questo gap importante per mettere a punto una metodologia in cui abbiamo, ma anche perché attualmente è governato in questo modo, ISPRA è l'organo, è l'ente tecnico di riferimento del Ministero, governata da un accordo. Noi, anche noi siamo governate all'interno, adesso dico accordo per intesa, non so, chiamala come vuoi,
Anche noi abbiamo un accordo con il Ministero in cui sono tracciate dei percorsi formali. Dover tutte le volte, ISPRA propone una metodologia al Ministero, il Ministero ce la lancia a noi e noi troviamo 10.000, perché scusate, diciamo che abbiamo abbastanza esperienza, troviamo un po' di osservazioni e quindi si discute con anche i coltelli all'interno delle cabine di regia e poi c'è un ritorno all'interno del ministero che richiede a ISPRA. Cioè, secondo me sarebbe opportuno che si ragionasse in modo univoco, anche perché lo stesso ministero sta ragionando facendo come punto di riferimento al sistema dell'SNPA. Quindi è questo quello che bisogna cominciare a ragionare. Bisogna vedere come. Quindi come? Il come è... Adesso qui abbiamo lanciato un po' di proposte, però è ovvio che forse faranno parte del tavolo di, non so, del tavolo di domani, non lo so, però bisogna incominciare a ragionare, ecco. Quindi, tornando alle metodiche, per esempio, sarebbe necessario discutere in modalità propositive le metodologie tra agenzie e ISPRA per presentare una proposta univoca al Ministero, per esempio. Le attività di monitoraggio, e qui non ho messo a caso e non ricerca, perché noi agenzie stiamo facendo all'interno della strategia marina attività di monitoraggio. E mi rivolgo a ISPRA in questo caso. Per favore, non chiedeteci cose che fuoriescono dalle attività normali di monitoraggio, che magari possono essere viste come ricerca, perché se no ci mettete in difficoltà. E per giunta, queste attività di monitoraggio devono essere facilmente eseguibili. Non metterci in forte difficoltà su questa partita. Se no, sto rivolgendomi con il cuore aperto. Non sembrerà strano, ma è così. Per esempio, per risolvere la problematica dei mezzi, sarebbe disponibile che la Strea di ISPRA a intervenire a supporto delle problematiche, per esempio? Per esempio. Guardo qui. Per seguirmi un ruolo che... No, ecco. È un interrogativo. È una, c'è il punto di domanda. È un punto di domanda. Necessario facilitare i rapporti di collaborazione tra agenzie, fra agenzie e ISPRA, istituzionalizzando e semplificando le forme di collaborazione, evitando troppi passaggi formali, convenzioni, delibere, decreti, eccetera. Le decisioni che saranno prese come SNPA e TIC attualmente in fase di discussione, esempio problematiche laboratoristiche, si applicheranno anche al sistema, alla strategia marina? Che tempistica avranno? Cioè, punto di domanda, però guardo te perché tu sei qui in questo fantastico. Il ruolo di pianista. No, volevo anche integrare quanto detto con gli interventi di stamattina, che noi agenzie siamo l'ente tecnico di supporto delle regioni, che analogamente a ISPRA, che è l'ente tecnico di supporto del Ministero, diciamo, dobbiamo rispondere anche noi a determinate questioni. Faccio anche presente che tra tutte le attività di monitoraggio che facciamo, tutti i pareri, tutte queste belle cose, diamo anche supporto alla regione per la Blue Grow. L'altra questione è legata al fatto che in quest'ottica dobbiamo, ma vale per tutte le agenzie, vale anche applicare tutti i criteri di sviluppo sostenibile affinché non ci sia conflitto tra i vari settori che fruiscono e i vari utenti che fruiscono del mare, che non è una cosa facile,
non è una cosa facile all'interno di. Tra le altre questioni che volevo chiedere a Isbra era: è possibile avere anche un trasferimento di tutto quello che viene deciso e discusso nelle varie commissioni della Comunità Europea? Perché saperlo penso che sia una cosa importante. Ecco. Mi è sembrato di percepire, ma spero di aver sbagliato, forse legato all'intervento di Tunesi, che ci possano essere delle modifiche nelle attività di monitoraggio. No, allora spero di aver capito male, perché facciamo bene attenzione, perché abbiamo incominciato, okay, abbiamo incominciato a raccogliere informazioni che incominciano a essere preziose, cerchiamo di non fare cambiamenti nelle modalità di monitoraggio. Due parole per quanto riguarda le tartarughe e per quanto riguarda i mammiferi. Per quanto riguarda le tartarughe, noi nella strategia marina non facciamo nulla. Attualmente, almeno nella costa adriatica, gli unici dati che stiamo raccogliendo sono, ma in teoria dovrebbero farle in tutte le coste italiane, la schedatura degli organismi che sono spiaggiati morti o che sono ancora vivi. E questi vengono fatti attraverso le capitanerie di porto. Non lo so quanto possa essere utile questo. È ovvio che se io come costa emiliano-romagnola, dico un numero, se io come costa emiliano-romagnola oscillo tra spiaggiamenti annui tra i 300 e i 400, è ovvio che è significativo il numero di organismi che frequentano quell'area, e quindi indirettamente ipotizzo che siano molte le tartarughe che frequentano quel mare, per esempio. Però ecco, attualmente non abbiamo altri sistemi di monitoraggio per quanto riguarda le tartarughe. Altra cosa invece importante che ci sta impegnando molto come strategia marina è l'avvistamento, nel caso in cui facciamo determinati transetti, l'avvistamento di organismi, in particolare i tursiopi. E l'altra cosa che ci mette invece in forte difficoltà è la risposta all'EUPILOT, di cui purtroppo bisogna dare una risposta, il Ministero deve dare una risposta entro settembre. Non abbiamo avuto un gran supporto da ISTRA, e questo lo devo dichiarare, anzi ci ha messo ancora più in difficoltà, ma la cosa che ci preoccupa di più è che il Ministero scarica sulle regioni, le regioni scaricano sulle agenzie, e la risposta legata a una pilot che propone un'area vasta di SIC nell'Alto Adriatico pone in forte difficoltà tante persone, comprese le regioni che non sono d'accordo. Va bene, chiudo, dicono di chiudere in bellezza, quindi chiudo sugli obiettivi raggiunti come strategia marina. Si è dimostrato un modello organizzativo e attuativo efficace. Come dicevo prima, l'omogeneizzazione e la standardizzazione di procedure metodiche a livello nazionale. Input di informazione e professionalizzazione agenziale nazionale, la, speriamo, creazione di questa banca dati nazionale, trasferimento e condivisione di conoscenze tra agenzie e ISPRA, va bene, implementazione della dotazione strumentale o oceanografica agenziale, perché acquistando della strumentazione e rendicontando solo l'ammortamento, non è che uno, però ha permesso anche di una implementazione della dotazione organica con figure, in alcuni casi essendo stati fatti concorsi, con figure professionali altamente specialistiche. L'ARPA Toscana ha detto da stabilizzare.